discepoli li sfidarono, ma Gesù li santificava. E anche nel diluvio è prefigurato il battesimo, perché oggi, come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare in mesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagini del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio battezzato nell'acqua del Giordano fu consacrato dallo Spirito Santo. Credi in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, risuscitato dai morti, siede alla destra del Padre. Credi in Gesù Cristo, sì, prova a tirarla qui, con la testa di tirarla qui. Non la fai da noi, no, non la fai da noi. Ricordo, Padre, Figlio e dello Spirito Santo. Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, ti ha liberato dal peccato, ti ha fatto rinascere dall'acqua dello Spirito Santo, unendoti al suo popolo. Egli stesso ti consacra col crisma di salvezza, perché inserito in Cristo, sacerdote, re e profeta, sii sempre membro del suo corpo per la vita eterna. Abbiate cura che il vostro bambino, illuminato da Cristo, viva sempre come figlio della luce, perseverando nella fede, vada incontro al Signore che viene con tutti i santi nel regno dei cieli. Adesso la può anche cantare. Riccardo, vieni qui. Signore Gesù, che fece di sordi e parlare i muti, ti concede di ascoltare presto la sua parola e di professare la tua fede e l'onore e gloria di Dio Padre. Amo. Ecco, vi invito a salire qui, tanti lati del sordo. Bello cagnone. Mi piace pure il bene. Bel caratterino, eh? Riccardo, guarda qua. No. Sì, amore, sì. Buona quella di mostra, è buona. Mostra è già finita. Ma infatti deve prendere.